Alberto, oggi l'Empoli insomma non ha fatto una grandissima partita anche per merito della Lazio, però io ho scritto che da Roma torniamo con una grande consapevolezza, quella di avere un portiere, un altro portiere della Serie A, Alberto Pelagotti. Purtroppo insomma la prestazione non ha aiutato oggi, chiaramente abbiamo sbagliato totalmente approccio alla gara e siamo scesi in campo più rilassati e queste sono state insomma quello che abbiamo raccolto praticamente. Purtroppo è andata così e si può dire che è la prima prestazione dell'anno sbagliata, quindi senso non dobbiamo fare un dramma. E fortunatamente abbiamo mercoledì la partita col Verona dove possiamo riscattarci alla grande. E per quanto riguarda me stesso sono contento e non, perché contento un 10% per la prestazione perché è andata bene, però un 90% deluso perché se fosse vinto chiaramente sarei stato al settimo cielo. Purtroppo è andata e dobbiamo guardare solo a mercoledì adesso. Però Alberto, insomma, stai bene fisicamente, stai bene di corpo, perché la prima spesso la si fa bene, la non si stecca, la seconda è quella, no, che ci dice realmente come il giocatore sta. Venire all'Olimpico, certo, era un Olimpico semideserto, non di quelli che fanno paura, però è sempre l'Olimpico, giochi contro una squadra forte, che attacca, che fa tante tiri in porta. Insomma, Alberto Pelagotti ha dimostrato veramente grande solidità e grande affidabilità in questa categoria che per te, va detto, è nuova di fatto. Sì, per me nuova, la sto sperimentando ora fra virgolette, anche se l'ho vista tutto l'anno e niente, è stato bello scendere all'Olimpico, un'emozione bellissima, perché se giochi qui con la Lazio, con la Roma, vuol dire che è una soddisfazione unica e purtroppo ti ho detto, peccato per il risultato veramente. Secondo te cos'è mancato soprattutto nell'approccio alla gara? Perché è lì che è mancato il nostro Empoli. Sì, analizzando bene la partita magari abbiamo sbagliato 80 minuti, però gli ultimi 10 minuti potevamo rimettere a posto la gara fondamentalmente, quindi magari qualche sprazzo l'abbiamo avuto, soltanto è che magari, non so, la vittoria nel derby magari ci può aver dato un minimo di rilassatezza, però vabbè, ci sta, nel senso, dopo un anno fatto così, cosa si può chiedere di più, nel senso, niente, quindi c'è solo da affrontare bene queste 5 gare che rimangono. Infatti non si fanno processi, ma anzi si guarda già mercoledì in casa contro il Verona. Ora non lo so, conti alla mano, se la si può chiudere già mercoledì la situazione o no, non lo so. Però di fatto è una partita importante che ci deve avvicinare ulteriormente a quello che di fatto, Alberto, è il nostro scudetto, la salvezza. Esatto. Facendo questi 3 punti mercoledì sarebbe fatta, ormai a 4 partite dalla fine, levando quella di mercoledì, chiaramente sarebbe praticamente chiuso il discorso, anche per gli scontri diretti che ci sono, quindi dobbiamo scendere in campo super concentrati e e cercare di non dare niente agli avversari, veramente. Grazie. Daniele, oggi si fa fatica a parlare di un bell'Empoli anche per i meriti sicuramente dell'avversario che l'ha approcciata bene, con cattiveria, volevano questa vittoria, annusano forse loro ancora la possibilità di andare in Europa. Io non me la sento sicuramente di fare il processo all'Empoli per oggi, perché c'è una stagione che parla per la nostra squadra, c'è il derby di domenica che ha suggellato tutto, però ti chiedo, visto che la dobbiamo commentare, ti chiedo cosa è mancato oggi all'Empoli per essere l'Empoli? Beh, penso parecchie cose, perché forse è stata una delle partite più brutte che abbiamo fatto quest'anno. È vero che affrontavamo una squadra forte che ci ha messo in grosse difficoltà con il loro palleggio, i loro cambi di gioco continui sugli esterni, però noi potevamo e dovevamo fare molto di più. Ecco, questo tam tam, questo ping pong sugli esterni forse è la cosa che ci ha dato più fastidio oggi. Sì, sapevamo che avevano degli esterni molto, molto veloci, molto forti nell'uno contro uno, perciò dovevamo cercare di evitare di farci fare questi cambi di gioco e avevamo preparato la partita così. Purtroppo loro sono stati più bravi di noi nel riuscire a farlo e anche gol all'inizio, diciamo che ci ha complicato un po' i piani. Per questione di forza maggiore si è andato a destra oggi, senza offesa ci mancherebbe, insomma, il croce a destra non è il croce a sinistra. Sì, più altro non ci gioco da tantissimo, è vero che qualche riferimento mi manca giocando da quella parte, però non voglio assolutamente prendere degli alibi, perché siamo giocatori di Serie A, quindi dobbiamo giocare un po'
dovremmo giocare un po' ovunque, quindi non è assolutamente quello. Abbiamo fatto una partita penso bruttissima e dobbiamo assumerci le responsabilità tutti quanti e basta, resettare questa partita, però capendo che questi errori dobbiamo cercare di non ricommetterli più, non pensare più al derby vinto, alla classifica che può essere tra virgolette buona, ma pensare a fare queste 5 partite che mancano e giocarle con lo spirito di domenica scorsa. Ecco, mister Giampaolo, nel presentare questa gara ci ha detto: ho visto i ragazzi in settimana come positivamente forse non li ho mai visti quasi mai, nel senso che il derby, secondo me la vittoria del derby non ha tolto niente alle energie mentali ma ha dato. Ti chiedo, ascoltando anche quello che mi ha detto adesso, secondo te invece qualcosa forse ha tolto? Ma vedendo la prestazione di oggi, col senno di poi, ti direi di sì, però anch'io ho avuto la sensazione invece che la vittoria ci avesse dato un qualcosa in più a livello emotivo e non avevo alcun presentimento che si potesse fare una prestazione del genere, quindi anch'io ero abbastanza positivo prima della partita, molti meriti a loro, ma un mea culpa penso che dovremmo farlo tutti. Senti, per chiudere, come si dice in questi casi, meno male che tra 3 giorni si torna in campo. Sì, non facciamo drammi perché una partita, siamo in Serie A, giochiamo con squadre fortissime, quindi... Daniele, ricordiamoci anche la classifica dell'Empoli, perché sennò sembra che qui si stia parlando di chissà che, No, ma soprattutto di chi siamo noi. Siamo una squadra che era a inizio campionato, ci davano tutti per retrocessi, che il miracolo dell'anno scorso non saremmo mai riusciti a ripeterlo. Ci stiamo riuscendo, è un passo falso, non che ci deve essere, però c'è stato, ora non possiamo far nulla, dobbiamo pensare a cancellare questa brutta partita, non far drammi come ho detto prima e pensare a fare un finale di stagione che penso che ci meritiamo di finire bene, e quindi ripartiamo dalla prestazione di domenica con la Fiorentina e se mettiamo in campo quella voglia penso che ci divertiremo anche in questo finale.